Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento della colazione con il Pandorino. Buongiorno a tutti ragazzi. Giovedì 1 luglio, ragazzi, inizia anche il mese di luglio, che dire. Ora siamo proprio in piena estate. Buongiorno a tutti quanti, vedo che siamo già un numero abbastanza cospicuo, facciamo qualche saluto, Alessandro Caste, Adriana Semeraro, Daniele, Francesco Bonafede, anzi, è sempre voi che parlate tra di voi, Dennis De Filippis, buongiorno a tutti, Vincenzo Isoldi, aspetta, ho letto una cosa qua, da oggi Chiellini non è più un giocatore della Juve, sì, ma ragazzi, ma il rinnovo per un altro anno è imminente, cosa che io non avrei fatto, però purtroppo, però come al solito i zizzagnatori nello spogliatoio della Juve ci deve sempre essere, e Chiellini è uno di quelli. Ragazzi, non è che alle 10.00.00 cioè, parto, ragazzi, cioè... Non sono un programma di Sky, qualche minuto di ritardo ci può stare. Ero in bagno, cioè io non lo so. Ammazza, oh, mi controllate tutto, eh. Anche Messi non è più un giocatore del Barcellona. Sì, vabbè, ma questo è un giocatore che è il rinnovo col Barcellona, come si dice, è prassi. Sei che ne so io. Ciao Archimede, abbiamo anche Q. Pensavi di rinnovare fino al 2023 con la Juve? Sì, ciao Walter. Sancho dello United per 90 milioni, ragazzi, non c'è nessuna ufficialità ancora. Non c'è ancora nessuna ufficialità per quanto riguarda Sancho. E diciamo che è un giocatore che interessa, però andiamoci piano. Buongiorno. Siamo già in 38, ragazzi. Dai, forza, andiamo con qualche... Andiamo con qualche like. Pandorino, ma perché 400 milioni? No, ragazzi. Voi dovete capire una cosa. Così fresco la mattina, questo caldo, che bello. 400 milioni è la ricapitalizzazione per la Juve, però ovviamente la Juve non spende questo, cosa vuol dire? La Juve non spenderà 400 milioni sul mercato, parte andranno a risanare i debiti. Per questo quando dico quello che dico io è la Juve può avere... La Juve ha i debiti, però comunque dietro la Exor che può fare la ricapitalizzazione. Altre squadre no, ovviamente. Parte andranno per coprire il debito, parte lo useranno per il mercato. Allora, intanto ringrazio Juventino Bomber per l'euro di donazione, subito. Grazie mille Juventino Bomber per la donazione di un euro, ti ringrazio vivamente. Allora. Probabile rinnovo di CR7 fino al 2023, sì, è una possibilità. Assolutamente, con un ingaggio al ribasso si parla,
in questo caso. Quanti investiranno sul mercato? Beh, questo dipende anche dalle uscite. Antonio Antelio, Sancho prende la 7, quindi Ronaldo non va all'United, non restano altre squadre, resta la Juve. Ragazzi, Sancho però ancora non è ufficiale al... Non è ancora ufficiale alla United, eh? Aspettiamo l'ufficialità. Ciao Cristian Fabio, visto Pandorino che c'è stato l'aumento di capitale di 400 milioni di euro, con quei soldi, altro che quella pippa di Locatelli, ne apre nella De Bruyne immediatamente, porca puttana, ma sei, dai. I debiti ammontano sui 320 milioni. Sì, può darsi anche qualcosa in meno. Tutti dicono sui 320 milioni, però magari potrebbe essere anche qualcosa in meno. E se Ronaldo rinnova, Dybala che fine fa? Resta anche Dybala, ragazzi. Cosa si dice? Ma, ragazzi, Depay è già un giocatore del Barcellona. Ah, ok, grazie Gennaro. Grazie mille Gennaro comunque per l'euro in donazione. Ok, grazie. Rinnovare Ronaldo è una follia. Beh, anch'io non sono totalmente d'accordo neanche io, però facciano quel cazzo che gli pare. Tanto la Champions League tanto non arriverà mai. Tanto loro vogliono diventare grandi solo con il brand e non vincendo le coppe come tutto il resto del mondo. Facciano quel cazzo che gli pare. Ciao Masco. Depay resta lì. Ragazzi, Depay è già un giocatore del Barcellona. Ciao Sabine. Secondo me in attacco arriverà solo una punta di riserva, tipo Zeko Scamacca. Ma spero proprio di no. Ragazzi, l'attacco può anche andare bene così. Ciao Massimo, tutto bene? In Spagna dicono che la Juve mira a prendere Saul. Tu che dici? Sì, ma è da più di un mese che parlano di Juve su Saul, poi alla fine ancora non si è concluso niente. Io delle voci della Spagna mi fido veramente poco, perché fanno a gara chi spara più stronzate dalla Spagna. Un po' come Sport Mediaset. Chi viene oggi a fare il balletto? Che ne so io? Potrei fargli un balletto io così, se donate. Per me è un giocatore normale del Pal. Beh, male non sarebbe stato, però... Oddio, non è un fenomeno, però... Ma né Salah non si muovono da Liverpool. Ragazzi, non mi venite in mente neanche, non fate venire in mente niente neanche. Da fonti di Top Calcio, Sergio Ramos vicino a Paris Saint Germain, 15 milioni a stagione, se questo è fair play finanziario, sta facendo una collezione delle figurine. Ma già da un po' che Sergio Ramos sembra vicino al Paris Saint Germain, 15 milioni netti per 3 anni. Ah beh, fa prefinanziario, Seferin e Al-Khelaifi l'hanno abolito. Quando per rinforzare l'attacco mi piacerebbe Aug del Milan, veloce tecnico giovane. Ma guarda, io se devo prendere un appunto di riserva, io prenderei Moise Kean. Massimo, parlano sempre anche di Pjanic, io molto spesso, incredibile, ma da...
Ma ragazzi, ma non dovete credere a tutte le vaccate che vengono dalla Spagna, ragazzi, però dovete imparare anche voi. È una vaccata che va avanti da 2 mesi, questa di Pjanic. No, Pjanic alla Juve non tornerà. Piantatela di credere a sta vaccata. Chi vince l'Europeo secondo te? Ragazzi, io non mi esprimo più. Io ho detto, per me Francia e Germania erano favoriti, però sono andati tutti e due fuori. O ho messo il Belgio subito dietro, gioca con l'Italia. Che ne so, boh, questo è un Europeo talmente scemo che secondo me può vincerlo chiunque, secondo me pure la Danimarca alla fine può vincere, o l'Ucraina. Per me posso vincerlo chiunque questo Europeo, a sto punto. Non si capisce più niente. Icardi Morata sarebbe un bello. Ma dai, ma qual è Icardi Morata? Per favore. Allora. Quando lì ti piacerebbe Awar la Juve per 70. Ma perché devi spendere 76 milioni per Awar? La Juve quando ne vale 30, quello può prendere per 30. Ma perché scrivete delle coglionate, ragazzi? Ti voglio ricordare la frase di ieri di uno, lì più perdenti dalle. Mamma mia, guarda Mario Barita, non mi ci far pensare, ma che meglio. Guarda, ti gio, alla fine ci ho riso sopra per non incazzarmi. Ciao, mi morigio. Hanno detto che Tamboriello, è arrivato anche Luchino Tamboriello, da quel di Pescara. Hanno detto che va all'Inter, Pjanic come sono messi può succedere. Ma chi è che dice che Pjanic va all'Inter, ragazzi? Ma ragazzi, allora, non credete a tutte le coglionerie che vi fanno passare in TV sui giornali. Raccontano una manica di fregnacce, raccontano. Nel 2019 abbiamo perso grandi giocatori come Moise Kean, Spinazzola, Cancelo, ci servirebbero come il pane. Ramos, Paris Saint Germain comunque sembra fatto, solo un book. Lo quota ancora per trasferire a un evento, infatti. Io non capisco perché critichi Morata, non è un fuori classe, ma è un ottimo giocatore. Guarda, Morata sta facendo schifo dal mese di gennaio, è da gennaio che non imbrocca la partita. Io sinceramente critico chi mi pare, quanto mi pare, come mi pare. Se un giocatore fa schifo da più di 6 mesi, io lo critico. Anche se si chiama Gesù Cristo. Io lo critico. Quali sono i 3 giocatori più forti che hai visto giocare nella Juve? Del Piero, Buffon. Guarda, 3 non ne bastano, Gio. Io ti dico i miei più forti, cioè assoluto, cioè ti dico, guarda, Del Piero, Davids e Cannavaro. Anzi, più che Cannavaro ti dico Turam. Adesso ne ho detti 3 così, però ce ne sarebbero Trezeguet, Nedved, non ne bastano 3. Secondo l'equipe, Mappé avrebbe informato questa stagione di Roy non rinnovare il contratto a scadenza 30 giugno 2022. So cazzi sua. $76 milioni per Aguar, ne compri 3 di Aguar con quei soldi. Ma che dire, infatti, ragazzi. Ma pensate quando scrivete una cosa per piacere, infatti. Ragazzi, in attacco non arriva nessuno. Rinnova CR7 e il resto di Bala. Sì, ragazzi, quest'anno probabilmente si concentreranno tutto sul centrocampo. E forse da una parte meglio così. Poi se ci sarà un'occasione per l'attacco,
magari la coglieranno al volo, però se l'occasione si chiama Petagna, Scamacche, tutte queste robine qua. Secondo me l'europeo lo vinciamo sicuro. Allora, Alessandro Casa, se l'Italia vince l'europeo mi doni 50 euro, va bene? Io dico di no. Morata, io ci sembra che se ascolta Antonio Piccini, dai, questo è già un altro che è entrato in azione, dai. Morata, Icardi, grande attacco. Morata, Jovic, grande attacco. Dai, per piacere, non facciamo cagate. Alla prossima vi banno. Ma cosa sta segnando? Ha fatto solo un gol contro la Croazia, Tamagnini, Morata. Ma voi vi ricordate? Sono le cose che volete ricordare. Quanti gol si è magnato? Quanti gol si è magnato Morata? Si è mangiato dei gol che pure mia madre faceva. Ah, due gol all'Europa. Beh, allora, grande bomber Morata, sì, grande bomber. Morata è una cosa, Dybala è un'altra. Ragazzi, non facciamo però paragoni scemi, però. Se critichi Morata, allora Dybala. Sono due situazioni diverse. Sono. Allora, se vuole più di 40 milioni per Locatelli, vada a fare in culo Locatelli, dai. Vai, io non c'è. Appunto, quest'anno ragazzi Dybala non è giudicabile. Voi avete sempre la pistola puntata contro Dybala, avete. Puntatela su qualcun altro, che è meglio. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Dybala all'europeo, Dybala a casa? Ma cosa vuol dire? Ma tu hai visto l'Argentina da chi è allenato? Da un imbecille. Cioè, ragazzi, l'Argentina ha avuto solo dei CT imbecilli. Ha avuto. Ciao, Andrea, conosci Abram del Chelsea, che ne pensi? Buon attaccante, però che può fare la riserva. Formazione creata da una page di Instagram. Szczęsny, Alessandro, Chiellini, De Ligt, Danilo. Sempre sta cosa che invertite i terzini, poi una cosa che non sopporto. Locatelli, Rabiot a centrocampo, esterni, Chiesa, Cuadrado, Ronaldo, prima punta, Dybala dietro Ronaldo. Pareri? Che è una formazione del cazzo, che non c'è niente di nuovo. A parte dell'Inter, dietro hai una difesa assolutamente di merda, hai. Con Alessandro che non corre, Danilo in terzino bloccato, Chiellini un morto, un centrocampo ridicolo con Rabiot e Locatelli che fanno a gara chi fa più cacare. Ancora rispolverare un morto come Cuadrado, poi. Cioè, gli unici buoni potrebbero essere Dybala e Chiesa e Ronaldo quando Ronaldo se fa la prima punta.
Omar Gnocchi, ciao Omar Gnocchi. Sì, Gennaro Bomber, sono due situazioni diverse, Morata e Dybala. E non è vero che Dybala non lo critico mai, perché l'ho criticato io. Quando c'è da criticarlo, va a criticare come tutti i giocatori del mondo. Quando si devono criticare, si criticano. Però per voi puntare la pistola contro Dybala è sempre troppo facile. Quando un giocatore quest'anno non è giudicabile. Timo Werner è un gran bomber invece. Timo Werner. Solo che lo fanno giocare in maniera sbagliata. Sia Tuchel che Hockenheim. Lo fanno giocare praticamente esterno. Lo fanno giocare. La fanno giocare quasi ala. Non lo fanno giocare come Lipsia, come punta centrale, come finalizzatore. Perché Werner quello è, un finalizzatore. Lo fanno giocare male. Ma sì, ma ragazzi, ma si sapeva che adesso gonfiano il prezzo di Locatelli. Lo dico io, alla fine Locatelli resta a Sassuolo, non va neanche all'estero. Dybala si è sopravvalutato, prima c'è l'esbarazzello, meglio è. Sì, va bene. E comunque il prezzo di Locatelli è 40 milioni già fissati da un mese. Ma Omar Gnocchi, ma tu li butteresti 40 milioni per Locatelli? Sinceramente, dai, per piacere. Ma ci sono tanti centrocampisti bravi in Europa. Ma perché dobbiamo puntare sempre di scarsi e poi per forza di italiani? Dobbiamo puntare, che non c'è un italiano buono. Non c'è. Non c'è un italiano buono. Tanto Dybala ha 27 anni, poi stiamo ancora aspettando la sua consacrazione definitiva. Non ha mai avuto una squadra completa, non ha mai avuto. Una volta gli tolgono l'attacco, una volta gli tolgono il centrocampo. Come cazzo fa questo qua a esprimersi tutte le volte? Come fa? Se poi in più si infortuna, poi lo mettono in castigo, poi lo mettono in tribuna perché ha avuto da dire comparateci, perché Dybala ha avuto le palle di qualcuno. La verità in faccia e parateci, merda, l'ha messa in tribuna. Tutti possono essere messi in discussione, ma senza pregiudizi. Ma sai cos'è Giovanni Antonelli? Che tanti tifosi della Juve, finti tifosi della Juve, su Dybala hanno tanti pregiudizi. E ve l'ho spiegato il motivo l'altra volta. Perché quando abbiamo preso Dybala, credevano di aver preso il nuovo Messi. Ma Messi si nasce, non si diventa. E allora lo odiano per quello. Ragazzi, la Juve non ha riscattato Morata. La Juve ha rinnovato il prestito, ma non l'ha riscattato. Comunque, allora, io non ho niente contro Morata, però se fosse sto grande bomber, sto grande giocatore, perché l'Atletico Madrid se n'è sbarazzato?
Perché il Real Madrid se ne è sbarazzato dopo un anno? Perché il Chelsea se ne è sbarazzato dopo un anno? Vuol dire che questo qua è una mezza palla al piede. Che la Juve l'ha preso perché la Juve è l'unica squadra fessa che poteva riprenderselo. Ai, ai, ai. Ciao Frazzantoni, Pandorino Pogba è scarso, non serve la Juve, va bene, piglia pure per il culo, anzi guarda, pigli per il culo, 5 minuti di pausa, dai. Allora, ragazzi, la conferenza stampa di Agnelli, che presenteranno Cherubini, diciamo l'organigramma, ci sarà, se non sbaglio, alle ore 14:30 su Sport Italia. Dovrebbe esserci. Mario Balint, non è vero che Dybala non ha ricevuto offerte da squadre top, ma perché dovete dire delle stronzate? Il Real Madrid l'ha cercato, il Barcellona l'ha cercato, lo United l'ha cercato. Andrea, mi hai rotti i coglioni. Dai, ciao. Ecco qua. Adesso comincio a bannare un po' di persone. Simo Juve, hanno preso Suarez che è molto meglio. Chiamali stupido a Madrid. Però guarda caso, loro hanno andato via Morales, sono preso Suarez e l'Atletico Madrid ha vinto lo scudetto. Ma perché odiate Locatelli? Per me farà... Soul, è un'altra cosa, questa è un'altra cosa. Noi non è che odiamo Locatelli. Locatelli è un giocatore mediocre. E poi basta regalare decine di milioni di euro a squadre italiane. Basta. Basta. Dobbiamo competere, la Juve deve competere in Europa. Servono giocatori a centrocampo di stampo europeo. Non che l'Europa l'hanno vista solo in televisione. Poi sempre questa fissazione dell'Italiuve. A me dell'Italiuve non me ne fotte un cazzo dell'Italiuve. Perché dobbiamo fare l'Italiuve. Non me ne frega un cazzo dell'Italiuve. Ma io non le ho mai nominate William Carvalho e Danilo Pereira. Ruben Neves è un giocatore superiore a Locatelli. Hanno la stessa età, però è un giocatore superiore. Io ho sempre detto, Tielemans e Ruben Neves sono giocatori superiori a Locatelli. E li prende allo stesso prezzo. All'inizio ci aggiungi 10 milioni. Che sì, la prenderesti? Se sono un bivio e mi dicono o Locatelli o che sì, piuttosto prendo che sì, se sono costretto tra i due.
Possiamo dire che la nazionale italiana è troppo sopravvalutata? Certo. Io continuo, ragazzi, io sono realista. Sono, no, no, io sono realista. Per me c'è troppo entusiasmo attorno alla nazionale. Alcuni sono già convinti che col Belgio passiamo. State attenti. Che potreste avere una grossa delusione. Pandorino, Juve, contatti con l'agente di Bellerin, 25 milioni, ma per piacere, sì, andiamo a buttare altri 25 milioni per Bellerin, dai, Bellerin sta più di, ha il posto prenotato sempre in infermeria peggio di Ramsey, ma dai, per piacere. Andorino, secondo me l'Inghilterra secondo me lo vince l'europeo. Ma non lo so, questo è un europeo talmente strano che secondo me, boh, può vincerlo chiunque. Sì, sono d'accordo. Invece di perculare sempre Francia e Germania, pensiamo a noi stessi. Magari noi andiamo a casa prendendo quattro pere, e poi voglio vedere. Poi non vi lamentate se perculano l'Italia. Gennaro Bomber, tu devi vedere gli avversari che ha affrontato l'Italia adesso. Allora, già con l'Austria abbiamo fatto, con l'Austria, che non è una nazionale tra le prime al mondo, però è una buona nazionale, abbiamo fatto una fatica poi a segnare. Appena l'Italia ha trovato una nazionale che gioca un po' più, un po' meglio rispetto alle altre, perché abbiamo affrontato tre nazionali del cazzo, abbiamo affrontato nei gironi. Appena abbiamo incontrato l'Austria, che giocava un po' meglio, abbiamo fatto la fatica poi a segnare. Abbiamo fatto. Anche perché l'Austria l'ha studiata benissimo quella partita lì. Io voglio vedere col Belgio cosa. Se l'Italia gioca la stessa maniera, se venerdì l'Italia gioca la stessa maniera che ha giocato con l'Austria contro il Belgio, l'Italia ne prende 4. Il Belgio non perdona. Poi ha delle individualità importanti il Belgio. Ragazzi, non ha solo Lukaku. Ha Mertens, ha De Bruyne, ha Tielemans. Cioè. Ne ha di giocatori. Per me è una grande nazionale il Belgio, da non sottovalutare. Però per me. Molti tifosi italiani sembrano come i napoletani, sembrano, che devono sempre sminuire gli avversari. Oh, fa tanto, ma passiamo in semifinale, un Belgio fa schifo, ma per piacere. Poi se prendi quattro pere, non venite a piangere qua. Anzi, sai cosa dico? Ah, ve l'avevo detto! Che poi se passa l'Italia, questo non vuol dire che non sono contento. Anzi, sono contento se passa l'Italia. Ma io parlo in generale, io parlo solo, io parlo in generale. Cioè, se per me l'Italia alla fine passa col Belgio, io sono contento alla fine.
però ogni partita vinta non faccio come i tifosi del Napoli che dice che festeggia come se avesse vinto l'europeo. Perché mi ricordo dopo la prima partita vinta contro la Turchia, già vedevo gente che festeggiava come se avessero vinto l'europeo. Sembravamo i tifosi del Napoli, tali e quali. Anzi, sembravate, perché io non faccio così. Sì, oggi, da oggi è svincolato Messi, ma Messi rinnoverà, ragazzi. Chandra Bedin, io spero vinca l'Italia, ma il Belgio, bisogna dirlo, ci è superiore. Per individualità, sì. Aspetta che devo bannare con un altro stronzo qua. Dai, perdi tempo a farti un altro account adesso, idiota. Infatti, ma i grandi insigni, i grandi insigni che sono fatti. Oh, tira a gira, ma per piacere, dai, ragazzi. Veramente. Abbiamo in nazionale gente che sa fare solo il tiro a giro, se non sa fare quello non sa fare un cazzo, non sa fare. Limitati nel cervello, nel gioco e nel fisico. Finale Belgio-Inghilterra. Può essere una finale. Ragazzi, io però starei attento alla mina vagante Danimarca, Se Hazard e De Bruyne non ci sono, possiamo vincere. Non vuol dire. Ragazzi, siamo in quarti di finale, non dite finale, Italia con questo, Italia con quell'altro, bisogna arrivarci in finale, anzi, prima dobbiamo arrivare in semifinale, se ci arriviamo, perché non è detto che ci arriviamo. Ciao Dario. Giocherà Chiesa dal primo minuto? No, si dice che potrebbe subentrare come tutte le altre partite. Chiesa potrebbe essere riconfermato. Berardi, Insigne sulle fasce. Dubbio Immobile o Belotti al centro? Vabbè, capirai tra i due. Però consiglio scegliere tra i due. Guarda, preferisco Belotti. Appunto, io ho pronosticato che l'Italia ai quarti ci arrivava, almeno. Se poi va avanti, meglio così. Ma voi pensate che l'Italia può vincere l'Europeo? Ragazzi, ricordiamoci da dove arriviamo. Arriviamo da una mancata qualificazione ai mondiali. Allora, se dovessimo passare col Belgio, noi affronteremmo la vincente tra Spagna e Svizzera. Secondo me, se l'Italia dovesse passare col Belgio, allora a quel punto lì l'Italia ha qualche possibilità di arrivare in finale, potrebbe averlo. A meno che non usciamo fuori o con la Svizzera in semifinale, che sarebbe, non dico ridicolo, però quasi, con tutti i rispetti per la Svizzera, o addirittura con uno delle Spagna con uno delle nazionali spagnole più merdose degli ultimi 40 anni.
Ciao Gianluigi. Ragazzi, la chat sta scorrendo in una maniera incredibile, non riesco a leggervi tutti. Finale Inghilterra e una tra Belgio e Italia, secondo me. Ragazzi, comunque occhio anche in Inghilterra, perché non è detto. Affronta l'Ucraina ai quarti di finale. L'Ucraina, non me l'aspettavo mica l'Ucraina, e gioca bene. Io starei attento perché Shevchenko fa giocare bene la sua squadra. Non me l'aspettavo mica. Si sta rivelando un buon tecnico Shevchenko. Se gioca il Chiello, Lukaku non va bene, dai, ancora credete a ste favole. Chiellini, te lo dico io, scende in campo dopo mezz'ora, sei costretto di nuovo a scendere perché c'hai i muscoli marci. Oppure piglieremo un gol proprio per una cagata di Chiellini. Anche la Repubblica Ceca ha trascinato da Schick, ha sorpreso. Sì, non mi aspettavo che facesse fuori l'Olanda. Ragazzi, l'ho detto, questo è un europeo strano. È un europeo strano. No, ma Walter, ma tu non hai detto una cattiveria. Tu per esempio ha ragione realmente, ma anch'io non sono convinto che l'Italia vince l'Europeo. Marco Bacci, tu la fai troppo facile, tu la fai troppo facile. Tu sei il tipico tifoso italiano, super ottimista, che non ragiona certe volte, ragiona solo di pancia e non ragionate di cervello. Il cervello dice occhio al Belgio, perché il Belgio ce le può far quattro se noi giochiamo come abbiamo giocato contro l'Austria. Voi siete troppo ottimisti. Io invece sono realista. Che è ben diverso, che non vuol dire essere pessimista. Io sono realista. Olanda è uscita per arroganza. Guarda, Marta, sinceramente la partita tra Olanda e Repubblica Ceca io non l'ho vista. Quindi non posso dirti se hai ragione o no. Però se tu dici così che tu l'hai vista, quindi mi fido. Ciao Nicola Piras. Sì, l'ho letto. Allora Carnevale e Locatelli vadano a fare in culo. Non bastano più 40 milioni. Perché devo andare a buttare 50 milioni per Locatelli? Sono rotti con gli oro. 50 milioni prendi di meglio. 50 milioni va alla porta dell'estero e dice: oh, io voglio Tielemans. Voglio. Giocatore anche molto più esperto in campo internazionale. Tanto il ruolo più o meno è quello. Ti do 50 milioni e mo dai. È per 50 milioni te lo possono anche dare. Ciao Faber, con Chiellini in forma non passa nessuno, ma Chiellini in forma, questo ve lo dico io, appena torno in campo si fa male di nuovo. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno un cazzo. Buongiorno, un cazzo. Beh, C'ho male la schiena, Massimo, guarda, non hai idea, porca troia. vai dei cinesi che te la mettono a posto. Sai cosa mettono a posto quelle? No, devo aver fatto uno strappo in piscina.
per tenermi a E aver piedi a fatto un movimento 2 km. che... Una roba incredibile, stanotte non ho dormito un cazzo, ma sai quando sei sdraiato a letto e ti fa male la schiena? Cioè non riesci a mamma mia, dormire. è ancora più brutto. Allora, vediamo un po'. No, sto facendo una live qua, sto leggendo qualche commento. Qua dicono che Carnevali dice che per Locatelli 40 milioni non bastano più, allora per me può andare a cagare. Vado a cagare Carnevali, vado a cagare Locatelli, vado a cagare loro i 40 milioni. Ho sentito che Dai. l'Arsenal è il club più avanti per Locatelli. Adesso lo prenda l'Arsenal, anzi, ve lo dico io. Ragazzi, ve lo dico io. Per me Locatelli alla fine resta al Sassuolo. Parlano tanto Juve, Arsenal, Manchester, dicono così. Alla fine resta al Sassuolo. Per me, devo dire la verità, secondo me qua potrei dare ragione a Pix. Se la Juve avesse voluto davvero prendere Locatelli, l'avrebbe già preso. Anche se il mercato inizia ufficialmente oggi. Ah, Pandorina, Se Pandorina. poi la Juve è talmente tonta, ignorante, che si mette a 90, che si piega a 90 per il Sassuolo, dando oltre 40 milioni per questo giocatore mediocre, A me non me ne frega un cazzo. ma ragazzi, secondo voi Agnelli annunci i giocatori che deve prendere? Ma ragazzi, ma siete scemo o ci fate? Ma quale ma Agnelli ha mai annunciato i giocatori che vuol prendere? Secondo me oggi Agnelli annuncia Forsberg, pallino di Cherubi. Ma magari arrivasse uno come Forsberg alla Juve. Magari. Secondo me non annunciano un cazzo di nessuno, guarda cosa ti dico. Ragazzi, oggi presentano solo l'organigramma. Basta. Che la fanno vedere anche in TV Luca oggi su Sport Italia alle 2:30 se ti interessa, eh? Ah sì? Sì. Guarda, tu non hai idea della vastità del cazzo che me Cazzo ne che frega. me ne frega, immaginavo. Quindi, tanto alla fine. Tanto cosa dirà? Sempre le solite parole, dirà. Ma poi oggi, tra l'altro, ci solo arriva bene, no? Credo anche Cherubini. Il Dio non c'è oggi, il Dio. Il Dio riposa. Ah, sta creando la terra in 7 giorni. Sì. Sta creando il pianeta perfetto. Fatto di Alma e rilancio dei Bernardeschi. Ma voi lo sapete, sì, che se al posto di Dio quella volta ci fosse stato Allegri, Eva non avrebbe neanche mai mangiato la mela perché faceva fatica ad alzarsi a prendere la mela dall'albero. Ma vi rendete conto? Cioè, il Al discorso. posto di Adamo c'era Bernardeschi. Il discorso è molto semplice. Il discorso è che l'unica cosa, e io lo dico ancora, guardate, l'anno scorso tutti mi davano per coglione, no? Quando la prima giornata io dissi che bisognava limitare i danni, no? Io ho usato sempre questa frase durante la stagione scorsa. Quest'anno lo dico ancora prima che cominci la stagione. Bisogna limitare i danni. Ok? Poi vedrete, poi vedrete, poi vedrete. Sì, no, perché ragazzi, ve lo dico io, lo dico anch'io, perché intanto Allegri è il vostro allenatore, non è il mio, perché voi lo considerate come Gesù Cristo, oppure come dice qualcun altro, Sir Massimiliano, per me l'unico Sir era Alex Ferguson, è Alex Ferguson, perché è vivo ancora. E poi,
bisogna anche dire che tutti si aspettano un mercato, no? Pogba, De Bruyne, Holland, eccetera, eccetera, eccetera. Non arriverà un cazzo di nessuno. Al massimo, se arriva un centrocampista, i terzini sono già a posto perché ritorna a casa Pellegrini, quindi non hanno neanche più quel problema lì. Sì. Pensate, ragazzi, abbiamo problemi di terzini da anni e non hanno intenzione di prendere un terzino destro perché dobbiamo rinnovare Cuadrado, dobbiamo rinnovare col cadavere di Cuadrado, dobbiamo rinnovare. È già ufficiale, 2023, quindi Sì, neanche 2022, 2023 già addirittura. da lì capisci che non vogliono intervenire sulle fasce. Poi, se arriva un centrocampista e è orogolato, secondo me arriverà. No, Andrea Di Caro, non fare troppo il furbo. Se lo dice Pandorino che Allegri fallirà, posso stare tranquillo. Non sono solo io a dirlo. Non sono solo io. E se vi dico che Allegri fallirà, e se alla fine dovesse essere così, dovete essere qua a baciarmi il culo. No, ma Alla è fine. questo, non è questo Massimo, il discorso che Allegri fallirà, eccetera, eccetera, eccetera. Il discorso è che Allegri può anche vincere lo scudetto, a me non me ne frega un cazzo. Il discorso è semplice, il discorso è la non voglia di cambiare in meglio, Sì, perché tu come rispondi una porta aperta? ti appoggi sempre alle persone, agli amici degli amici, ai cugini, ai cognati, che tanto per primeggiare qua in Italia, no? Poi quando esce gli ottavi e i quarti di Champions, però sono tutti là a piangere, hai capito? Squadra di merda, squadra di merda, squadra di merda. Allora, siccome io ormai sono 35 anni che seguo la Juve, sinceramente mi sono anche abbastanza rotto i coglioni, no? E io torno a ripetere per l'ennesima volta che quel fatidico giorno del 1996 io ero presente in prima persona a Roma, quindi io l'ho vista alzare la Champions alla Juve e so cosa vuol dire. E io vorrei, siccome io l'ho già provato, io vorrei che lo provassero anche i giovani che ci seguono, no? Che la vedono alzare sempre dagli altri, ok? Vorrei che una volta provassero l'emozione di vederla alzare la propria squadra del cuore, per capire cosa vuol dire alzare quel trofeo lì. Ma non Esatto. perché c'è un'ossessione, per il valore, proprio per le ambizioni sempre di essere migliore, per migliorarsi sempre, per essere cioè, considerati. Noi in Europa siamo considerati uno scarto, cioè, capito? Cioè, il discorso è che negli anni ci siamo creati questa aura negativa in Europa, che pure il Lione, quando vede beccarsi nel giro la Juve, ride, capito? Cioè, per farvi un esempio. Non No, ma è abbiamo vero, più, hai ragione. non incutiamo più quel timore degli anni passati, la Juve, cazzo, ho beccato la Juve, ci cadiamo sotto. Quello è il senso. Ora si vive sempre così, nella mediocrità, va bene, vinciamo lo scudetto, la Coppa Italia, siete contenti voi, contento il mondo. Che cazzo vi devo dire? Io la vedo così, poi ognuno la vede a modo proprio, ci mancherebbe altro. Ecco, e poi arriva gente, persone come queste che dicono le finali le hanno perse anche Lippi e Trapattoni con squadroni. Allegri non aveva squadre favorite. Qua ancora una volta giustificare Allegri. No, 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 ma va bene, va bene, va bene, Massimo, va bene, va bene, è inutile neanche rispondere, tanto. Sì, Siamo sempre lì a guarda. dire le No, ma solite io guarda, cose. per me la parentesi la chiudo qua perché. Cioè, davvero voi vi attaccate ancora a questo ancora per difendere quel cagasotto di merda che avete rivoluto quest'anno come allenatore? Addirittura ieri mi sono venuti a dire Lippi ha vinto meno in Europa rispetto ad Allegri. Ditemi Allegri che cazzo ha vinto in Europa! Sarri ha vinto più di Allegri in Europa! Porca puttana! Capri ignoranti! Quello è E vero. quando di parlare di Marcello Lippi, voi quando parlate di Marcello Lippi dovete sciacquarvi la bocca e baciarvi il buco del culo. Quello è Rispetto per vero. Marcello Lippi. Tanto è arrivato anche Spacca. Se dovete attaccare qualcuno, attaccate Fabio Capello.
che con la squadra più forte degli ultimi 50 anni è riuscito bravo. A perdere. Allora là siamo tutti d'accordo, okay? Perché quella squadra, con quella squadra là anche Spacca Calcio in panchina avrebbe vinto la Champions, giusto Spacca? Ma credo assolutamente di sì. Comunque complimenti per questa diretta che mi sembra Napoli Channel, Inter Channel, devo dire, una bella diretta. C'è un... colpi di mercato non arrivano, che cazzo. No, dico a Pandorino, cioè, io, cioè, prendi un tifoso dell'Inter uguale a Pandorino. Possiamo dire Pandorino un tifoso dell'interista, come lui, come loro non spacca, vede le partite. Spacca, ma se ti prendo e ti annego nel mare di Procida, guarda, tu mi dai ancora dell'interista. Allora, oggi sei arrivato. Noi ne pigliamo 4 dal Betis. La Juve fallisce. Vuoi dire anche che ti vai a suicidare così abbiamo completato l'opera? No, no, quello ancora non è in programma. Dai, ragazzi, però allora, devo dire, io da un esperto come Luca, devo dire, mi aspetterei un discorso un po' Un semplice. po' di ottimismo. Ah no, un pochino di realismo, perché allora, se mi dice quando usciamo dai quarti di Champions, è facile, cioè è una scommessa facile. Cioè, io poi Certo, le come... scommesse, però non è più facile quando esci di ottavi. Allora là c'è qualcosa che Ah non va, beh, certo, giusto? sì, assolutamente. Sì, noi, se, no, sto dicendo, è una scommessa fa... No, sto dicendo al contrario, sto dicendo, se noi diciamo che dobbiamo, quando usciamo dai quarti piangiamo. Io dico, ma è naturale perché la maggior parte delle squadre non ci va oltre in semifinale, quindi è un percorso semplice. Io dico una cosa, però, onesta. Cioè, da come se sentiamo questa diretta, cioè, l'anno prossimo dobbiamo puntare, come hai detto tu, Luca, a limitare i danni, quindi dobbiamo arrivare terzi, quarti, anche l'anno prossimo. A limitare i danni, io intendo. Allora, io parto sempre dal presupposto che la mia visione è più ampia, cioè io parto a livello europeo, perché a me, sinceramente, del campionato italiano frega fino a mezzogiorno, ci mancherebbe altro. Se lo vinco non è che piango, anzi, io voglio sempre che la Juve vinca, anche il torneo di Briscola nel circolo patronale del San Gaetano, per intendersi, attenzione. Quello che intendo dire io è che da come si sta evolvendo la situazione negli anni, perché io non mi fermo solo agli ultimi due, vado agli ultimi tre, agli ultimi quattro, agli ultimi 15, agli ultimi 25, da come si evolve, dico solamente che a sentire le parole di Andrea Agnelli durante il ritiro a Villar Perosa nella classica domenica Juve A contro Juve B, quando gli obiettivi non più di 4 anni fa si erano alzati e quindi il primo obiettivo diventava la Champions League, tu capisci bene che nell'animo del tifoso bianconero una flebile speranza riesce ancora ad essere accesa e anzi viene alimentata da queste parole che pronuncia il tuo presidente, no? Quindi il tifoso della Juve, cazzo, sente queste parole direttamente dal boss, dice dai che questa è la volta buona, dai che finalmente ci proviamo seriamente. Poi, negli anni successivi, vedi un calciomercato fallimentare, fallimentare, ok? Vedi un purpur di susseguirsi di sproloqui sportivi a livello organizzativo a partire dagli allenatori, fino ad arrivare a un ritorno improbabile di Massimiliano Allegri, che io ripeto per l'ennesima volta, non è il mio status di allenatore, ma come persona, tutto il rispetto del mondo, mi è pure simpatico, l'ho sempre ribadito, vuol dire che ti sei reso conto che hai provato a fare un determinato step successivo, ma la tua linea, standard è quella del campionato italiano, dello scudetto, della Coppa Italia. Perché? Perché in Europa purtroppo non hai ancora le carte a posto in regola per poter competere. Questo discorso mi fa solamente credere che le mie supposizioni alimentate negli ultimi anni di fallimenti europei trovino forza anche quest'anno. Perché se io devo aggrapparmi a un calciomercato
che riguarda Manuel Locatelli, con tutto il rispetto per il giocatore, che secondo me è un buon giocatore, a mio modo di vedere non implica lo step per farmi almeno sperare, non dico vincerla perché vincerla non la vinci, ma almeno sperare di poter competere a pari livello con le altre 4, 5, 6, a mio modo di vedere, situazioni, squadre che ancora ti sono nettamente superiori. Con questo penso di aver espresso in maniera abbastanza significativa il mio pensiero. Cioè, se gli altri puntano a prendere Sancho, un altro punta a prendere qualcun altro, e noi chi puntiamo a prendere? Locatelli. Cioè, c'è una bella differenza. Ah, ma io non ho sintetizzato così. Il mio discorso era un po' più... Sì, era più ampio, sì. E quindi... Senti Luca, Pandorino si è perso, quindi non ha capito niente di quello che... Non è che io dico di limitare i danni per quanto riguarda la struttura sportiva, perché so che la Juve con il ritorno di Allegri minimo 10 punti in più se li assicura in campionato, su questo siamo d'accordo, fermo restando che il calciomercato deve ancora iniziare. Quindi io sto parlando con te oggi, che è il 1° di luglio, magari ci ritroviamo qua fra 20 giorni che la Juventus ha fatto 3 acquisti di livello e allora le carte in tavola cambiano. Ma siccome conosco i miei polli, 3 acquisti di livello non arriveranno, se ne arriva uno forse dobbiamo stare contenti, ed è per questo che io dico che bisognerà limitare i danni. Ora vediamo l'Inter, vediamo la Roma, vediamo il Milan. Il Milan, secondo me, lo dico ora, se trova e se riesce ad cominciare la stagione con quella continuità che l'ha contraddistinto nella parte centrale della stagione scorsa, a mio modo di vedere, con la conferma di Pioli, con 2 innesti ora che arriveranno, secondo me il Milan l'anno prossimo ha forti possibilità, non dico di competere per lo scudetto, però poco ci manca, secondo me. L'Inter vediamo come va a finire questa storia, come delle decisioni, eccetera, eccetera, però attualmente Hakimi fa ancora parte della rosa, Brozovic fa ancora parte della rosa, Lukaku e Martinez sono ancora lì, e a mio modo di vedere è ancora la squadra da battere in campionato ad oggi parlo 1° luglio, poi vediamo come sarà il calciomercato. Non so se sei d'accordo con me, Francesco. Allora, il discorso, allora, prima di tutto partiamo da un presupposto. Credo che il messaggio, come Davide Trovè in chat, dimostra che il popolo juventino è fatto abbastanza dai competenti calcistici e da ignoranti. Questo lo dico con nonchalance. Fatto perché veramente, se tu senti una cosa del genere, vuol dire che questo veramente sta disturbato, è un tifo sotto. Poi, fatta questa cosa, io credo che la Juventus, se avesse fatto un mercato così... Allora, premessa, Allegri è l'usato garantito, l'allenatore che ti ha portato a vincere e che è quell'allenatore che può assecondare un mercato non straordinario, perché non sarà un mercato straordinario, però un mercato secondo me sensato. Io non credo che la Juventus paghi 9 milioni, 7 più 2 di bonus ad un allenatore per fare un mercato totalmente a risparmio. Io non ci credo a questa cosa qui, io non credo alla tua distinzione che ci sarà solo un colpo a centrocampo e basta. Se dovesse essere così con Locatelli, allora ci sarebbero 2 domande da porsi. La prima: Allegri viene perché l'ultimo anno, sperando che nel 2022 il Covid dica addio e si fa un progetto a lungo termine, dove dall'anno dopo gli promettono delle cose, perché altrimenti io non posso, cioè non avrebbe senso che Allegri scegliesse la soluzione di Juventus. Quindi io mi aspetto invece un mercato di intelligenza. È logico che
Se Ronaldo rimane, si bloccano i posti. Quindi l'attacco non si muove. L'attacco non si muove. E io mi aspetterei lì due centrocampisti, un terzino e un difensore centrale. Perché se rimane Ronaldo, è una punta di alternativa, quindi cinque innesti, mi aspetto. Naturalmente non vuol dire cinque innesti di qualità. La punta alternativa potrebbe essere veramente Petagna a questo punto, un'alternativa che a noi ci serve una punta fisica. Due centrocampisti che sono da valutare, che potrebbe essere uno Locatelli, un altro non so chi, un terzino e un centrale al posto di Demiral. Cioè io questi sono gli investimenti che mi aspetto con Ronaldo che blocca i posti in attacco. Io non sono così pessimista né sulla stagione sportiva né sul mercato, perché io non posso pensare che l'aumento di capitale, la nuova area sportiva, il ritorno di uno dei tre allenatori più vincenti della storia possa far pensare a una stagione dove bisogna arrangiarsi. Io non ci credo, dico la verità, Luca, perché altrimenti io mi tengo, cioè la Juve tiene uno come Pirlo dal profilo, cioè non prende Allegri, prende un allenatore diverso. Perché allora che senso ha? Se devi fare una stagione ad arrangiarti, ok, Pirlo è un raccomandato, ha dimostrato che non è in grado di reggere quel tipo di ruolo adesso, attualmente. Ma allora io faccio per dire Spalletti. Se devo fare questo ragionamento qui, prendo veramente Gattuso, prendo un allenatore del genere, se devo arrangiarmi in generale, io sono convinto che la Juventus non farà così male. Cioè, nel Io senso, anche sono sul anche. mercato. Sul mercato, no, parlavo sul mercato. In caso. Sì, no, ma Io io non sono. sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Ci mancherebbe altro. Su questa filosofia del pensiero mi trovi in totale appoggio. La mia più grande paura è che abbiamo parlato dei 400 milioni di aumento di capitale che sono stati utilizzati ieri. E il problema, però, è che più di metà di questi soldi andranno a coprire, diciamo, Debito. le perdite di bilancio e tutti gli ammanchi che sono dovuti alla stagione passata. E per quanto riguarda, e poi ricordiamoci bene che Allegri, a mio personale modo di vedere, era la scelta più comoda. Perché? Perché è stato mandato via in una fase di struttura, diciamo, di rifondazione che lui aveva chiesto e che non gli è stata data, e che ora probabilmente la società, rendendosi conto che non c'erano alternative, perché tu hai ragione, chiami Spalletti, ma Spalletti prendeva 6 milioni e mezzo di euro all'Inter, sicuramente devi darne di più per chiamarlo. Quindi la differenza economica sì c'è, ma non è questa gran differenza economica che ti scombussola diciamo, un conteggio a fine anno. Gattuso, a mio modo di vedere, era l'alternativa, e l'abbiamo sempre detto tu per primo, in caso di mancata qualificazione di Champions, e là non ci si scappa, però con Gattuso hai determinati obiettivi, ok? La Juventus, a mio modo di vedere, è andata sulla scelta più comoda, consapevole del fatto che Allegri sarebbe tornato in ginocchio, ok? Detto ciò, se è vero che è vero, Allegri tornando ha avuto delle garanzie anche a livello decisionale, sportiva, mi aspetto, come ho già detto molte volte, non quest'anno, stagione 2021-2022, perché quest'anno sarà un anno di transizione logistica per Allegri, deve rimettere a posto un po' i cocci, no? E io sono pienamente d'accordo, attenzione, l'ho detto, io sono perfettamente in linea con questo pensiero. Dopo questi 2 anni più o meno buttati al cesso con scelte azzardate, eccetera, 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 lui è tornato avendo già, diciamo, una base da cui partire, conoscendo già l'ambiente, come si lavora, come si deve lavorare nel mondo Juventus. A mio modo di vedere, un anno di transizione logistica strutturale io glielo concedo. Io attendo con ansia stagione 2022-2023, perché secondo me quella sarà la stagione della consacrazione, dovrà essere la stagione della consacrazione, sia a livello sportivo sia a livello manageriale, e dove io includo anche Massimiliano.
Massimiliano Allegri. Per quello io, da qua nasce, da questo pensiero nasce la mia prosa finale, fra 2 anni Allegri mi deve portare alla Champions League. Ma dicendo questo non dico che Allegri mi deve far alzare la Coppa, la struttura Juve, l'ambiente Juve, la dirigenza completa mi deve fare almeno sperare, ripeto, di poter competere con degli acquisti di livello, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Io do il beneficio della probabilità questo primo anno qua, e l'ho detto, e ci sto, io non ho nessun problema, perché capisco la situazione. Però fra 2 anni, Francesco, cioè, se come dici tu, che la Juventus ha richiamato Allegri per avere una, diciamo, solidità e un proseguo di progetto interrotto 3 anni fa, fra 2 anni tu mi devi portare la Coppa, altrimenti, a mio personale modo di vedere, è l'ennesimo fallimento societario in primis e per l'area sportiva in secondis. Grazie. Sì, no, dipende. Cioè, io nel senso, io continuo a dire, se la Juve si piazza tra le prime 4, fallimento non è, però è un fallimento, cioè dico per il tipo di lavoro fatto, però è un fallimento perché la Juventus poi deve vincere la Champions. Se dobbiamo fare l'analisi, cioè, secondo me, se arrivi tra le prime 4, il tuo lo fai, no? Perché comunque vuol dire essere di nuovo competitivi, di nuovo presenti in Europa, però naturalmente noi dobbiamo cercarla di vincere dopo 26 anni, perché anch'io stavo a Roma. Mentre Pandorino non compra neanche una maglietta e si lamenta per gli acquisti, noi abbiamo contribuito alla società e vorremmo, porca troia, ricordiamo che Jupit ha prenotato per andare all'albergo della Juventus. Quindi, anch'io. Anche tu vai all'hotel, sì, della Juve? Sì, ci troviamo con Jupit. Sì. Ah, bello. Vedi chi ha i soldi, Pandorino? Eh? Vedi chi ha i soldi? Eh beh. Comunque, ma tu scusa Pandorino, scusa Francesco, ma tu stai parlando del posizionamento nelle prime 4, stagione 21-22, c'è, cioè questa che sta per iniziare o la prossima? No, io sto parlando di questa, cioè di questa e della, cioè nel senso, la prossima bisogna vedere il mercato, cioè già questa, se arriva tra le prime 4 sarebbe un miracolo sportivo. Certo, ma è questo il punto, vedi Francesco? È sempre quella frase lì che ci porta a essere poi. Bisogna vedere il mercato. Allora, io sono d'accordo che le opportunità fanno la differenza, ma a lungo andare le opportunità diventano non vecchie, ma obsolete. Con questo cosa intendo? Intendo dire che una società come della grandezza, come la Juventus, non dovrebbe andare alla ricerca delle opportunità, ma dovrebbe imporsi per degli acquisti di livello per provare a competere per la Champions. Cioè, tu che mi, e io sono d'accordo con te, dici, bisogna vedere il mercato, e quella è la chiave di volta. Io dico no, porca puttana, sì, siamo la Juve, andiamo a fare il mercato, mi serve De Bruyne. Ma noi siamo adesso milioni. Noi dobbiamo, però Luca, scusami, noi dobbiamo vedere pure che, cioè, noi stiamo parlando su delle voci. No, ma cioè, io parlo a oggi 1 luglio 2021. Appunto, dico, vediamo prima di attaccare, saremo i primi ad attaccare se dovesse essere il mercato. Certo, certo, ma ci mancherebbe altro, ma lungi da me ne cominciare a essere critico ancora prima di cominciare. Però il fatto è, Francesco, che ormai penso che anche tu e anche Pandorino, come ho detto prima, la nostra casata la conosciamo, sappiamo come lavora, no? Cioè, parametri zero, opportunità, scambi ridicoli, giocatori lasciati andare che poi vedono le altre squadre. Conosciamo i polli. Cioè, quello che intendo io è, perché 1 anno o 2 anni non diventate padroni di voi stessi? Cioè, non diventate fautori del vostro destino. Cosa voglio dire? Ti serve De Bruyne, ti faccio un esempio, ti serve De Bruyne, quanto costa? 60 milioni, te ne do 55, lo compri con 55,
perché tu devi andare sempre a formulare del calciomercato in base alle opportunità degli altri, però, capito? Mai mettere, non si mette mai la Juve in primo piano come prima fascia europea. Non è mai la prima, non è mai la prima squadra a fare la prima mossa. Cioè, io capisco la situazione economica, ci mancherebbe altro, ma 10 anni fa non c'era il Covid, 5 anni fa non c'era il Covid, 3 anni fa non c'era il Covid. Quindi il Covid lascia un po' anche il tempo che trova, non vale per noi, ma vale anche per tutte le altre squadre. Allora io dico, va benissimo, capisco l'anno di transizione, ripeto, ci sta, però io voglio ed esigo da tifoso juventino, quale sono da 35 anni, esigo che la squadra blasonata come la Juventus, che ha fatto la storia, è una delle squadre più antiche del calcio mondiale, esigo che mi alzi una Champions League. Cioè, sono passati troppi anni, Francesco, per far credere al mondo che la Juve sia ancora una grande squadra. La Juve, agli occhi delle squadre europee, non è più una grande squadra, fidati di me. Perché purtroppo si è creata questa cosa nell'arco degli anni che è un po' traballante, no? Allora, io non dico per forza alzatemi la Coppa l'anno prossimo, no, perché so che la Champions League soprattutto è un torneo fatto di casualità ed eventualità e che i dettagli piccolissimi fanno la differenza. Però devi dare la speranza. Però mi devi far credere almeno che competi per poterla vincere. Cosa che non mi ha fatto credere negli ultimi anni. Okay? A parte secondo te Locatelli, secondo te uno come Locatelli, no, ma adesso la speranza di alzare la Coppa, no? Il mio discorso è molto più ampio, Massimo. Il mio discorso è molto, non sto parlando solamente di Locatelli. Adesso sto parlando di Locatelli perché Locatelli è il giocatore più sulla bocca di tutti adesso. Sto parlando proprio di mentalità, una cosa che probabilmente... Sì, mentalità. Io ho sempre detto che la Juve, la prima cosa che deve cambiare è la mentalità. Basta con questa mentalità da provincialismo. Tutto qua, Francesco. Allora, intanto guarda, tanto ci saluta Alessio Faccone. Stavo guardando la stanza del G-Hotel. Guarda, me la prenderei più io. Il problema è che non so se riesco a spostarla. Allora, Walter scrive, volevo anche la considerazione di Luca. Dice, secondo me le nostre paure sono arrivate perché non si è mosso ancora niente. Allora ci vengono i dubbi e i timori. Dice Walter. Poi Luke HBH dice, prevedo un anno da terzo e quarto posto. Poi oggi è il primo giorno di mercato ufficiale, aspettiamo il 30 per giudicarsi, il 30 di agosto. Il Paris Saint-Germain vuole anche Pogba con CR7. Ah, meno male, aiutiamo il popolo. Ma Marco Bacci, io voglio sapere te le tue notizie, da dove le piste, notizie che non ci sono da nessuna parte. A volte credo che te ne inventi di sana pianta queste notizie qua. La vera squadra bisogna costruire l'anno prossimo, Luca. Quest'anno vanno bene le basi per la situazione economica e problemi di liquidità. Ciao, torno sopra. Ecco qua Damiano, a me questo clima molto critico contro la Juve mi rassicura. Ogni volta che il popolo va contro, facciamo bene. Beh, oddio. Ciao Archius, aspetta, ok. Pensavo che non eri moderatore, Damiano, invece c'è già moderatore. Ciao Archius, ragazzi, siamo in 126, ragazzi, sono a 74, arriviamo a 100 like in un paio di minuti, dai. Mentre Spacca sta guardando la sua nuova residenza al J-Hotel. Ma io andrei, ti dico la verità, sai come mi hanno fatto venire voglia, solo che non so se posso spostarmi, se no ci andrei a vedere. Sta a 74 euro, una un po' più potente, diciamo, di stanza. Solo là dice bella la stanza per due, ma da solo, onestamente. Devo domandarti.
Farei sta cosa. Ma mi chiedo, chissà se chiedono il tampone all'ingresso. Ah, beh, se tu non hai fatto il vaccino, sì, eh. Ah, quindi tutti lo devono chiedere, ma non credo proprio quando che funzioni così. Ma non lo so, eh. Non lo so io. Cioè, pensa a te. Invece io la sabato ho speso 60... Ho pagato 60 euro e con 15 euro in più pagavo la stanza di hotel matrimoniale. Cioè, pensa a te che roba. Uh. 451 Gollini, Gosens, De Ligt, Bonucci, del... Ma perché invertite in imitazione? Che è una cosa che non sopporto. Nessun tampone in hotel, dice Marco 99. Ragazzi, però se dovete scrivere provare le formazioni, non scrivete delle formazioni a cazzo, però. Ma questo è Andrea Martino, bannalo. Douglas Costa è, sono 3 mesi che è in Oh, Brasile. no, oggi sta scrivendo sempre, dice sempre stesso, bannalo, bannalo, quando disse, Arthur, Morata, Chiesa, Meccanico, Luseschi sono gli acquisti dell'ultima stagione. Non mi sembra che siamo a risparmio, come dite voi. No, invece tu hai preso questi giocatori, li hai strapagati, invece. Perché uno come Chiesa la potevi prendere a 30 milioni, invece tu l'hai dovuto strapagare a 60. Kulusevski, un giocatore che vale al massimo 15 milioni, e tu l'hai speso Ehi, a boh, quando di 44. tu, E guarda, Kelly l'hai preso a zero. non seguite più il pandorino. Io adesso fa 5 minuti, me ne vado. Non seguite più il Kelly pandorino. l'hai preso a zero. Ah, il pandorino sei un incompetente. Dai. Sei vomitevole. Dai, un giocatore come Kulusevski non valeva 44 milioni. Tu l'hai Ancora. preso, tu hai cacciato 44 milioni per far dispetto all'Inter, dai. Adesso Metti il non link a Omar, così prende il mio posto, che mo devo... mi dissocio da Pandorina. No, veramente, sei imbarazzante, Questo, Pandorino. infatti, questo è il mio punto di Ma che vista. deve acquistare, Pandorino? Pandorino è un cacaso, va, prendi la stanza al Geotel, fai l'uomo, va, visto che dici che vuoi gli acquisti. Paga la Juventus, invece sta sempre... Non hai comprato una maglietta in vita tua, poi vuoi gli acquisti, Vieni, boh. Omar, vieni, ma perché devo foraggiare Agnelli se non mi porta una cazzo di Coppa dei Campioni? Sì. È Io non voglio foraggiare nessuno. foraggiare, non c'è neanche di foraggiare. Foraggiare stavolta, siamo a posto, stiamo. Sì, ma Omar, però Kulusevski non vale neanche 44 milioni, dai, però bisogna dire... Cioè, non si può dire che vale 44 milioni Kulusevski. Quanto poteva valere Kulusevski quando l'hai preso? 20 milioni al massimo? 20? Non di più. Per me 20 milioni sono anche troppi per quello che ha fatto. Il brutto vizio del mercato, diciamo, italiano è appena uno fa 2 gol consecutivi, poi 100 milioni. Ecco, è arrivato Todd e fa valere di più Padoin e rotto che Cusa, si sanno. Non hai pagato 44 milioni, infatti. E quanto, dai? Non hai pagato neanche 15-18 milioni. Ah, beh, oh, ragazzi, è arrivato il genio.
Non l'hai pagato 44 milioni, ma 43,9. Mamma mia, Questo è scemo come te, questo qua. No, questo è più scemo, ma molto di più. Ma oddio, la sfida tra intellettuali. No, va là. Vinco. La chi è più intellettuale vinco io 5-0, 5-0 vinco io. Ma sta entrando Marignucci, ha detto che vuole... No, secondo me quello che voleva dirmi me l'ha scritto e basta. Ah no, eccolo qua. Azzo, l'hai chiamato. Devi stare tranquillo. C'ho un po' di problemi, buongiorno. Ciao Omar, tutto bene? Buongiorno a tutti quanti. Ho letto che non stai molto bene. No, ho fatto il vaccino... ieri. Ah, io l'ho fatto lunedì. A me ho fatto lunedì la seconda dose, non mi ha fatto un cazzo. La seconda, no, io ho fatto la prima. Ah. No, perché tutti dicono la seconda dose fa male, ti dà la febbre a 39. Invece mia madre gli è venuto un filo, una linea di febbre, si sentiva tutta rotta. Invece a me non mi ha fatto un cazzo. No, ma tanto bisogna capire che il vaccino su ogni soggetto è diverso. È quello che e ti qua dà. Chiudiamo la parentesi che è meglio. Tanto è inutile. Io ho visto la mia compagna, ha fatto la prima e ci ha avuto un po' di febbre. Io no, la febbre ancora no, ma però sento che piano piano sale. Vabbè, al di fuori di questo, Kulusevski non vale 15 milioni, ma sì, ne può valere top 30, ma non manco 44. Qua 30? 30 sì, 30 li può valere tranquillamente. Adesso con i No, no, no. prezzi dei giocatori di adesso, 30 li Guarda, vale. allora, no, Omar, allora, questo è il mio parere. Per me 44 milioni di euro l'abbiamo strapagato per fare dispetto a Marotta. Perché Kulusevski era un giocatore che serviva più all'Inter che alla Juve. Intanto. Grazie Adriana. Poi, due, è un giocatore che secondo me abbiamo preso perché Bravo Damiano, l'ho convinti che... pagata anch'io, ho ordinato la maglia Kulusevski, però per quest'anno. L'anno prossimo voglio pigliare, cioè ho preso la vecchia di Kulusevski, retroattiva, perché l'anno prossimo vediamo che se c'è qualche acquisto. Quindi anch'io ho comprato la maglia di Kulusevski. È giusto che Kulusevski... Io mi fido delle mie Ma sensazioni. davvero tu hai preso la maglia di Kulusevski Ma adesso? sono assolutamente convinto che Kulusevski farà la differenza. Assolutamente. Ma oh ragazzi, ma per me se Kulusevski è un gran giocatore, a me fa piacere. Se tu prendi la A maglia me fa di Kulusevski, la piacere, però prendo quel che ho detto anch'io. L'ho sempre io. presa! No, L'hai l'ho presa già? ordinata. Sì, l'ho ordinata, sì. Ma dell'anno Allora quella di l'abbiamo anch'io. quest'anno aspetto in mercato. Vediamo. Ho fatto la retroattiva, capito? L'ho presa, perché ci ha fatto vincere la Coppa Italia, quindi la prendo la maglia di Kulusevski. Quello è vero, quello è vero. Bandala Adriana Semeraro, è una finzione. Questa cosa si chiama. Mamma mia, Ciao. basta veramente. Ha rotto i coglioni. Dai, basta, dai. Guarda, ti metto solo in time out, guarda per ora. Voglio vedere. Hai detto che sei iscritto al mio canale, mo vediamo. Vabbè, una vera scommessa è comprare la maglia di Lucano. Ecco, potete prendere la maglia di Lucano in attrattivo. No, Lugani no, molto. Io la compro per bruciarla. Mamma mia, sì, guarda, secondo me, guarda, la maglia di Lucano non è buona neanche per il caminetto. Anche Secondo se me il io. caminetto la rifiuto, tanto che fa schifo. Anche se io di magliette ce n'ho tante, però. Ragazzi, per il campionato scarso e mediocre ci dobbiamo accontentare di vedere questo tipo di giocatore, tranne qualche eccezione, perché non tutti sono Ronaldo e Ibra che sono in un altro pianeta. Ragazzi, ma io non ho mai preteso che quest'anno adesso dobbiamo prendere cinque fenomeni, Ignazio Marcello. Allora, quando uno parla, voi dovete capire, dovete sturarvi con le cazzo di orecchie e capire. Perché secondo me molti di voi non sentono e non capiscono. Nessuno ha preteso che dobbiamo prendere cinque fenomeni campioni extra. Però bisogna prendere
puoi prendere un grande giocatore e puoi prendere degli ottimi gregari, diciamo. Non dico che devi spendere 400 milioni di euro. Adesso comunque cominceranno adesso le notizie a viaggiare parecchio, perché c'è stata la chiusura del bilancio a mezzanotte, quindi mo il bilancio dell'anno scorso è stato chiuso, mo c'è per il bilancio d'estanno, quindi adesso andranno a fare gli acquisti, andranno a fare i vari movimenti. Mi raccomando, buttiamo tutti i soldi su Locatelli, mi raccomando. No, ma Locatelli se viene, viene con una contropartita, non è che ne paghi 40 a 4. No. Il Sassuolo sembra che non accetti più contro quel solo, anzi Carnevali ha detto già che 40 milioni non bastano neanche più. Allora vado vuol a dire fare, che qualcuno a fare in culo Carnevali, vado a fare in culo Locatelli. Allora, o è 40 milioni compri molto meglio con 40 milioni. Anzi, le spendi 30 e prendi un giocatore come Aguar, un giocatore nettamente superiore a Locatelli. Sì, Masco, sul sito dell'Adidas costano meno che allo store. Addirittura i nomi che faccio io sarebbe un mercato da Conference League. Dai, che nome ho fatto? Quando dico infatti perché Tielemans e Ruben Neves sono giocatori da Conference League. Poker face, te proprio di calcio non ne capisci proprio una sega, guarda. E dopo questo, guardi, sospendo ben 5 minuti, dai, basta. Perché hai detto una grandissima stronzata. Dammi su joystick. Dammi il joystick. Awar era convocato nell'Under 21. Ignorante. Era impegnato con l'Under 21 War. Ragazzi, dovete contare fino a 3 prima di contare, prima di parlare. Ruben Neves non è scarso, è uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Poi un giocatore era un nome che aveva fatto Cristiano Ronaldo 2 anni fa. Come al solito la Juve non l'ha accontentato, perché non vuole accontentare i giocatori di allenatori, devono prendere i loro pallini del cazzo, devono prendere. Allora, il pippone bianco-nero mi ha stancato, 5 minuti di pausa anche al pippone bianco-nero, già il nome è tutto un programma. Con 15 milioni chi compri? Guarda, per me 15 milioni è il valore di Locatelli, Geremia. Perché per me è il valore di mercato di Locatelli. 15 milioni. Se fossimo un mercato serio. Però visto che il calcio mercato è diventato un'enorme buffoneria, se uno fa adesso appena fa 2 prestazioni buone, il valore di un giocatore mediocre schizza a 80, 90, 100 milioni, allora dico il vero valore di mercato del giocatore, Locatelli, 15 milioni al massimo, vale. Perché uno che non ha mai fatto niente nella sua carriera, che campa di rendita per un gol fatto contro la Juve a botta di culo, guarda. Simo, facciamo qualcos'altro? Non è Ronaldo che deve fare il mercato. Ronaldo aveva consigliato Ruben Neves, però che non è un giocatore scarso, però la Juve deve andare sugli scarsoni, deve andare centrocampista di 23 anni del Wolverhampton, è soltanto uno dei migliori centrocampisti della Premier League, però noi dobbiamo trattenere i Pjanic, dobbiamo prendere i Bernardeschi, dobbiamo prendere le merde, poche parole.
Locatelli in una grande squadra non sarebbe neanche convocato, e già tanto sarebbe convocato. Juve forever, tu sei un ignorante totale, sei. Ho detto che con Ruben Neves avremmo vinto tutto. Ho detto questo? Ignorante, capro ignorante? Ho detto questo? No, non ho detto questo. Comunque Ruben Neves non è che si fa la differenza. Quando uno parla vi dovete sturare le orecchie. È proprio questa cosa qua, vi dico. Io non ho mai detto che con Ruben Neves vinciamo tutto, a meno che voi non vi immaginiate sentite fischi per fiaschi. Io non ho detto questo. E poi non ho neanche detto che Ruben Neves è un giocatore Platini. Come Platini, non ho mai detto che è un Platini, non ho mai detto che è un più. No, io no, dicendo sei tremendo stamattina. No, io sono tremendo con delle persone che non. Io parlo, dico una cosa e capiscono tutto il contrario. Quelli sono dei sordi ignoranti totali. Sono. Ciao Steven, ciao Pandorino, saluto dal mare della Puglia. Beata a te. Beata a te. Beata a te. E noi siamo qua. A marcire in mezzo all'umidità siamo. Comunque so dell'idea che la Juventus va un pochino riitalianizzata. Sono dest'idea. Vanno riportati su un po' dei giovani, ma è tanto inutile. Se compri all'estero, tu i giovani dei vivai non li fai crescere. Se non li dai alle squadre come Sassuolo, chiamate satellite, no? Ragazzi, io non ho mai detto, io sono realista, no, signor Fallone, io non sono pessimista, io sono realista. Quando ho detto che con il ritorno di Allegri i bidoni tornano a ballare, e quella è la realtà. Rinnova Chiellini, torna Rugani, torna De Sciglio. Secondo me Chiellini avrebbero già rinnovato De suo. Uno come Chiellini dovrebbe rinnovare ora. Per un altro sì, anno. No, ma avrebbe rinnovato anche se non c'era lei. Ma non lo so, secondo me no. Io so questa notizia per certo. Secondo me no, invece. Uno come Chiellini doveva andare via dalla Juve almeno 3 anni fa. Almeno da 3 anni doveva andare via. No, comunque queste erano parole del fratello di Giorgio, ha detto che lui chiudeva la Juve. Dimmi che doveva chiudere 3 anni fa, è un altro conto. Ancora essendo un'attività, quando si è fatto male con prima di Juve Napoli con Sarri, lì si doveva ritirare. No Carlo, la Juve per Dzeko niente. In attacco avevamo 150 anni. Ma perché dovete scrivere le vaccate? Io faccio sempre, ma quando mai? Ma dopo non c'è, ragazzi, l'anno scorso. Ragazzi, se dovete scrivere qua per scrivere delle buffonate, andate da un'altra parte. L'anno scorso ho provato a prenderlo, ma non lo desidero. Aspetta, che c'è un altro furboide qua. I nomi che fai tu, Ruben Neves, War Grave, questo è un nome da Conference League, fai meno l'arrogante. No, io non sono un arrogante. Sei tu che sottovaluti questi giocatori qua. E comunque stai dimenticando Camavinga. Chi sarebbero i giocatori buoni che dovrebbero prendere la Juve? Locatelli, per piacere. Locatelli, infilato. Fa le cose per bene. Fa le cose per bene, Locatelli. Locatelli, ficcatelo su per il culo, con più di 40 milioni. Che Ruben Neves sia un buon giocatore non lo mette in dubbio nessuno. Allora, Ruben Neves, ecco, questo è il solito commento anche qua da ignoranti, zero presenza nell'europeo, perché è un CT che non capisce un cazzo di pallone. Ma se vede come ha giocato la Spagna all'inizio. Che preferisce un giocatore come William Carvalho, che per me è molto più scarso.
Ruben Neves, Ruben Neves, se n'era quello che giocava con Ramos. Ruben Neves gioca nel Wolverhampton. Sì, adesso, ma prima giocava con Siviglia con Ramos? No, giocava nel Porto. Allora, con che cavolo mi confondo? Ah, no, è uno spagnolo quello che mi confondo io, vai. Fuori con Rakitic, secondo me. No. È uno che ci ha giocato a Siviglia, insieme. Allora Cross non te lo danno, e poi Cross è anche già avanti, è già avanti di qualche anno e si fa male anche spesso. Goretzka il Bayern Monaco non te lo dà. Pogba è un giocatore sul Pogba è un giocatore sul viale del tramonto. Saul se non gli dai tipo almeno 60-70 milioni non te lo danno. Occhio di Bala. Dybala me lo tengo. Occhio. Non ho paura, Massimo, che si dan via. Prenderanno Locatelli perché è italiano. La solita mentalità di merda. No, Massimo, te sbagli. E questa è la mentalità, tecnicamente, sarebbe giusta per portare avanti il marchio italiano. Perché altrimenti... Ma Omar, se devo prendere i giocatori italiani, devo prendere i giocatori italiani buoni, non mediocri. Ho capito, ma se devo spendere 40 milioni per Locatelli, io vado su altro. E io comunque il centrocampista italiano che fa lo stesso ruolo di Locatelli ce l'ho già a casa e si chiama Fagioli, si chiama piuttosto appunto tutto su Fagioli piuttosto. Il peccato sai qual è stato? Che si è infortunato Zaniolo, ragazzi, secondo me era un ottimo prospetto. Zaniolo, ragazzi, eravamo vicini a prenderlo se non era per quel cazzo che si era fatto male di nuovo. Eravamo vicini a prenderlo. Zaniolo un bel giocatore. Peccato. Antonio, so per quello che hai scritto te meriti un bel time out. Sì. No, pure. Sì. No, ma io avrò ha scritto una cazzata. Locatelli. Michele, ok, sono d'accordo che per te è meglio Chiesa di Zaniolo, però non si possono paragonare. Ragazzi, se prendi il tuo giocatore al 100%, Zaniolo gli pisciava in testa Chiesa. Non lo so, però secondo me, se tu li mettessi una squadra insieme, venivano fuori due grandi talenti. Beh, Zaniolo se era senza infortunio un simile del Piero. No, Zaniolo senza infortunio era un simile Pogba, man mano. Perché è una mezzala, né trequartista o seconda punta Zaniolo, oppure un trequartista. Ecco, sì, Zaniolo, diciamo, era il giocatore italiano che più si avvicinava a Pogba, sì, come a livello tecnico, non sì, tanto, ma in campo. La posizione del campo, sì. Una a destra, una Pogba da prendere subito immediatamente, per me assolutamente no, basta con i cavalli di ritorno, bisogna guardare avanti. Però devi guardare anche una cosa, Massimo, devi vedere la funzionalità del giocatore che tu vai a riprendere per il gioco dell'allenatore che c'è adesso. Sì, ho capito, però perché dobbiamo sempre guardare al passato e mai guardare al futuro? Perché forse con una stupidaggine riesci a riprendere. Per questo che in Europa non vincevano mai niente. Noi guardiamo sempre al passato. Dobbiamo vincere. Guarda, l'unica cosa è che non voglio che ritorni piano. Dobbiamo prendere Morata, dobbiamo riprendere questo, dobbiamo riprendere quello. A me basta che a questo punto riprendiamoci anche Platini, riprendiamoci Zoff, riprendiamoci Scirea, prendiamoci anche questo a questo punto. No, Scirea toccherebbe riso umano, ma sa? Mi sbaglio. Vabbè, io ho detto Scirea. Ragazzi, state calmi, appena Ronaldo decide il suo futuro, sì. Appena Ronaldo decide il suo futuro, PS, secondo me,
va via, il mercato sarà secondo me. Mamma mia, ragazzi, però scrivete a cacchio di cani. Aspetta, allora, ragazzi, state calmi. Appena Ronaldo decide il suo futuro, PS. Secondo me, va via, secondo me va via il mercato sarà spumeggiante. Tu hai tecnicamente, se va via Ronaldo, c'hai 80 milioni da poter utilizzare. Sì, no, ho capito il concetto, quello che volevo dire, però dico solo, ragazzi, quando scrivete una cosa, scrivete la moda, perché sennò non si capisce un cazzo di quello che scrivete. No, giusto, spagnolo, d'accordo, si diceva prima dell'infortunio, infatti noi. Però, Gio, voi avete una valutazione dei giocatori, boh, Zaniolo è finito, non torna. Ragazzi, non stiamo parlando di un giocatore che non ha neanche 21 anni. Ascolta, sì, in effetti. Ma più che altro, ragazzi, basta, se il giocatore ha tenacia e forza, grinta, che riesce a recuperare, ragazzi, Baggio ha giocato con i ginocchi finiti, era giovane, l'aveva tutti triticolati. Baggio ha giocato senza ginocchio, praticamente. Ragazzi, se li aveva, dove arrivava? Io ho visto un video di Baggio che spinge da... inquadrano il ginocchio e dice, vedi come ho giocato io in tutti questi anni? Che mette il dito da una parte, gli si sposta tutto il liquido da quell'altra, poi spinge il liquido e gli arriva tutto da quell'altra parte. C'è su YouTube, se cercate. Sì. Detto, vedete come ho giocato io in tutti questi anni? Ragazzi, usa 94. Se n'era per Baggio, ne altri si era reti via, si era reti fuori subito. Per colpa di quel tonto De Sacchi che non ci ha capito un cazzo. Dopo tutti quanti danno la colpa a Baggio perché ha sbagliato l'ultimo rigore. Ma non è colpa solo di Baggio, perché ha sbagliato Massaro, sbagliò Baresi, sbagliò Maldini, Massaro e Baresi del Milan sbagliarono. E Baggio c'era il rigore più pesante. Massaro sì. Anche Baresi sbagliò. Fonte Eurosport, Rafael Varane vicino al Manchester United. Varane. È reale che fa? Smonta tutta la difesa? Sinceramente sono cazzi loro. In difesa a chi hanno? Militao, Carvajal. Militao, Carvajal. Aspetta, mo te li dico. Vabbè, adesso fai che va via anche Sergio Ramos. No, Ramos è già su... Sì, è già quasi al Paris Saint-Germain. Ancora non è proprio ufficiale, però potremmo dire quasi un giocatore del Paris Saint-Germain. Io so che non è vero questa notizia è falsa. Il Real si dice che voglia Koundé del Siviglia. Sarebbe un bel colpo. Secondo me Ramos va in Inghilterra. Allora possiamo dire anche Cristiano Ronaldo sa più tirare le punizioni, perché da quando è arrivato alla Juve, ragazzi, non ha fatto un gol su punizione a parte una volta. Due. Col Torino. No, anche un autogol gli ci fecero. Che con la barriera dentro. Due gol in punizione, sembra. Le barriere quando, non tante. Ecco qua, ragazzi, domandona: quando riprenderesti Mandzukic e Matuidi? Sì, guarda, io riprenderei anche Marocchino, Manfredonia, riprenderei anche Galia. Se ci fosse anche un po' di spazio per Schillaci, sì, ma come no? Anche Casiraghi, volendo, si rimette come punta avanti. Potremmo al Piebiero. Guarda, Casiraghi, secondo me farebbe più gol di Morata. Ragazzi, Morata sta un problema. Quando risolve il problema, Simo. Se lo risolve, spero per lui di sì, ma se lo risolve. Ragazzi, il burrito è possibile quota scesa in poche ore da 3,50 a 1,50. Infatti, Ribéry lascia la Fiorentina. Sì, perché ragazzi, il nuovo allenatore Vincenzo Italiano l'ha messo fuori. Ha detto non fa più parte del progetto. Gli svincolati dell'Osso sono Messi. Però rinnova. Quindi. Allora, Messi è svincolato.
Sì, ma è molto vicino al rinnovo, quindi possiamo dire anche proprio di scartarlo. Però diciamo che ora come ho risvincolato, tra virgolette. E comunque, tra parentesi, ancora Donnarumma non ha firmato, eh? Non ha firmato ancora niente, quindi è svincolato. Guarda, te li dico tutti. Allora, il Sai del Napoli, Nkulu del Torino, Ribery, Jovetic, Wijnaldum. Wijnaldum è andato al Paris Saint Germain. Marcimovic, Sergio Ramos e Donnarumma. Poi c'è David Luiz dell'Arsenal, Lionel Messi, Quaison, Boateng, Jerome. Questo bisogna stare attenti che potrebbe arrivare. E Mata del Manchester United. Mamma mia. Mata a me non piace. Mata a me non mi è mai piaciuto come giocatore, mai. Eppure c'è gente che lo vorrebbe la Juve. Sì, un altro cadavere. No, Mata no, non, secondo me non è il giocatore da Juve. Ciao Raffaele, tutto bene? Ragazzi, dai, siamo in ottantino, dai, cresciamo, dai, con quanti siamo? Dai, ragazzi, arriviamo a 100 like, su. E comunque ci avevamo pedine importanti da per FaceTime. Eccolo qua subito, prendiamo noi Ribery. Ma ragazzi, mai un morto? No, Ribery no. Io non lo so, ma ragazzi, ma ci arrivate o no? Ribery, secondo me, il pupia per fare la panchina. Aspetta, perché qua De Filippo ha detto una stronzata più grossa di lui. Prendiamo Ribery a zero e mandiamo via Dybala, si risparmia 16 milioni l'anno. Sì, infatti, perché Dybala prende 16 milioni l'anno. Che chiede il moccioso per il... Allora, Dennis De Filippo, anche a te, sei proprio... Tu sei il più ignorante proprio della chat qua. Quando mai Dybala ha chiesto 15 milioni l'anno? Non ha mai chiesto 15 milioni l'anno, non ha mai chiesto 20 milioni l'anno. Tu sei il tipico ignorante che dà retta a giornali come la Merdaccia Rosa e a Sport Mediaset. Tu. E comunque danno in ascesa al ritorno dei Pjanic. Danno il ritorno dei Pjanic al 48%. Ah, Monblanc, sì, è quello che dava Donnarumma alla Juve al 99,97%. Ma io sto guardando Transfer Market, eh? Ah, beh, no. Ragazzi, Pjanic non arriva. Il registro dell'Austria non è male, davanti alla difesa di sicuro è meglio di Locatelli. Chi de Wofion? Sabitzer, dici? Magari prendere un giocatore come Sabitzer. Ma ragazzi, Locatelli non gioca davanti alla difesa, Ma perché Locatelli è una mezzala. Ma perché dite che Locatelli gioca davanti alla difesa? Non gioca davanti alla difesa. Dicono che gioca davanti alla difesa, perché vedono che gioca davanti alla difesa Sassuolo. È mediano, ma non... Aspetta, mo te dico, qual è la posizione in campo che ricopre spesso? No, fa il mediano centrale. Fa il mediano centrale. Può giocare anche mezzala. E mezzala, sì. Piede destro. La Gazzetta ha scritto così. Dobbiamo prendere... La Juve prende Ribery e si libera di Dybala. Sì, va bene, dai. Ma vai a cagare, Dennis De Filippo. Dai. No. Prendi 5 minuti d'aria, forse ti rinfreschi il cervello. Ma il regista dell'Austria che gioca davanti alla difesa è Grillitz. Ah, quello Grillitz, che cazzo si dice? Ecco, io per esempio do ragione a Nicola Piras, ma ragazzi, ma con sto Dumfries qua, ragazzi, ma è possibile che nessuno se lo piglia? Per me ha fatto un bel europeo. È un terzino destro che ci serve, però questo mi fa capire che proprio della Juve proprio i terzini proprio non li vuole rinnovare, vuole rimanere con le merde.
Quadrato, Danilo, Alexandro, Pellegrini, c'è proprio niente, niente. Non vuole rinnovare un cazzo, si fa capire che proprio la Juve non gliene fotte un cazzo. Infatti qui c'è parecchia gente che si sta lamentando, sto leggendo su Transfer Market, si sta lamentando del il costo eccessivo de Locatelli. 40 sono troppi. Però Transfer Market come quotazione, e dico come quotazione, da 35. Sì, che poi quella è una traccia. È una traccia, è un'ipotesi di valutazione, sì. Perché dopo c'erano altri fattori che vanno aggiunti che loro, manco loro sanno. Comunque noi in partenza ci avremo un cazzo. Trattative in uscita, vediamo. Frabotta al Genova, alla Roma. Quando è a Genova, Frabotta? L'avevano ufficializzato Frabotta a Genova, Massimo? Così mi sembra, in prestito con diritto di riscatto. No, perché ancora qui ci scrivono, al 30 giugno danno Frabotta alla Roma. Magari uno scambio Frabotta Mancini io ci farei. Magari. Però il difensore Mancini è un difensore che ha giocato solo a 3. Però fa il doppio ruolo. Può fare anche il terzino destro, però ce lo vedo poco il terzino destro. Bisogna vederlo, ecco. Ronaldo, qui danno Paris Saint-Germain al 44%, Manchester al 26%. Ronaldo secondo me resta un altro anno a Juve. Ma secondo me farà il prolungamento del contratto. Minimo di un altro anno. Allora, vediamo un po' ultime notizie. Ribéry non rinnova ufficiale. Allora, stasera forse già la firma. Kevin Strootman al Cagliari. Mamma mia ragazzi, sto qua. Inghilterra Ucraina, sarà il tedesco Felix Brick ad arbitrare Inghilterra Ucraina a Roma. Repubblica Ceca Danimarca, sarà l'olandese Kuipers. Rafa Benitez, nuovo allenatore dell'Everton. Io starei attento. Vediamo su Sport Media se vediamo le ultime notizie. A mezzogiorno. Vabbè, Sport Ribery, non guardo neanche, non rinnova, è una valanga di cazzate. Berisha è il nuovo portiere del Torino. In corso ci sono le visite mediche. Manchester United, anche Varane con Sancho. 85 milioni. Varane, che Varane. Ma scusa, Varenne e Cavallo. Dici Varenne, non è che c'è bisogno di giocatori veloci per risumare Varenne. Sanchi, io Sanchi non vedo da nessuna parte ufficiale. Mi sono scatenato sul mercato. Nonostante la crisi economica generata legata alla pandemia, secondo la stampa britannica, i Red Devils starebbero per annunciare due colpi in entrata. Jadon Sancho e Rafael Varane. Per il giovane attaccante inglese sarebbe stato raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund sulla base di 85 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore francese, in scadenza l'anno prossimo con il Real Madrid, sarebbe ormai addirittura d'arrivo un accordo tra i due club. Poi dopo aggiungere. Anche il Barcellona. Sancho 85 milioni non è neanche tanto. Anche il Barcellona su Gosens, quindi Gosens se uno il piglia il paga. Barcellona su Gosens non lo so. Non lo so. Paris Saint-Germain, Mbappé ha fatto sapere. Dybala ormai è finito, sempre infortunato, merita un contratto da 5 milioni. Poker Face, te veramente non capisci niente di pallone. Dai, altri 5 minuti fuori, dai. Ciao. Io non voglio gente che non capisce un cazzo nelle mie live. Uno che dicono delle stronzate così, ragazzi, non ci dovrebbero essere. Voglio che contate fino a 10 per descrivere le cose.
E se è una stronzata, trattenetevela per voi. Ecco, per esempio, Calandra continua a dire Juve su Zecco, Calandra è bannato. Basta, è rotto i coglioni. L'allenatore del Tottenham è Nuno Espirito Santo. Amen. Ecco, questa è un'altra domanda un'altra domanda stupida. Sancho cosa ha fatto per valere 90 milioni? Cosa ha vinto? Questa è una tipica domanda scema proprio dell'italiano medio. Uno deve valere tanto, solo se non vince niente è una merda. No. Sancho, allora. Guarda, entro i libri, guarda, non ti voglio neanche rispondere. Mi dispiace. Antonio Sancho per stagioni di per me è nettamente superiore a Dembélé. Sento quello del brutto di Dembélé. Dembélé si è montato troppo la testa. Dembélé quello del Barcellona, dici? Sì, quello che era il Borussia Dortmund. Sì, allora Dembélé è stato 100, un grosso, 140 un, milioni, uno dei più milioni. Grossi flop calcistici, secondo me. E poi vogliono sbolognare la Juve. No. Io gli scarti bidonanze degli altri non li voglio. Sancho inutile in nazionale non serve. Vabbè, perché c'è Southgate che non capisce niente. Southgate, ragazzi, mi metti in panchina Sancho, Foden, Mount. Vabbè, Mount ha avuto il Covid. Però è vero che comunque l'Inghilterra è ai quarti di finale. Però, ragazzi, tenere in panchina gente come Foden e Sancho per me è un'eresia. Per far giocare chi? Sterling? Quel pippone di Sterling? Ma tutti diranno, ma ho fatto due gol. Cazzo me ne frega che ha fatto due gol. È un pippone. Sterling, a me è uno dei più grandi non piace. Mai viste. A me mi piace. Quello che sta facendo adesso l'Europeo è un'eccezione. Caro Gianni, Foden ha giocato bene tutto l'anno. Una partita a cazzo se la può permettere anche di fare. Guarda anche Pogba. Pogba ha fatto una grande partita sia contro l'ultima che quella prima, però l'ultima ha sbagliato una palla che ci hanno fatto il gol. Ha perso una palla da Salame a centrocampo. Non è propriamente colpa del Pogba, perché lei giochi in 11, cazzo. Io ragiono come tifosotti medi. Aspetta, quando dicono arrivo. Dybala ha fatto pareggiare la Lazio contro la Juve, allora io posso dire anche Pogba ha fatto andare fuori la Francia. Perché con Dybala puoi dire di contro e Pogba no? Quello io voglio sapere. Raspadori come quarto attaccante? Non lo so, è una sorpresa. Potrebbe diventare un buon giocatore, però lo vedo ancora molto, molto, molto acerbo. Raspadori. Poi magari lo prendi e diventa il nuovo Christian Vieri. Non lo so. Spinazzola deve restare alla Roma. Raffaele, Spinazzola era della Juve. Avevamo Spinazzola, avevamo Cancelo. Poteva essere a posto con terzini. Invece si è andato a prendere un brocco come Danilo. Abbiamo tenuto un morto come Alexandro. Abbiamo rinnovato un cadavere come Quadrado.
Sancho 90 milioni buttati, mamma mia. Ma poche offese, guarda, visto che sei tanto bravo, ma perché non vieni in live e ce le elargisci di persona le tue nefandezze? Ma perché io nel leggo Poker Face? Eh? Nel leggo, ah, eccolo, se lo leggo. Allora, ma vieni in live, ma vieni in live e vieni a elargire le tue considerazioni qua in live, se hai il coraggio. Voi vi attaccate sempre a questo quadrato, 17 assist e gli altri 30 che ha sbagliato dove li mettete? No ragazzi, no, no, Massimo aspetta, e Neno Robo Enzo Atolmi che fanno le cose tutte per bene, sbaglia tutti. Quadrato terzino è uno dei giocatori più ignoranti che si siano mai visti. Vuoi tenere quadrato? Ok, gli fai fare il suo ruolo, panchina, ovviamente, perché per me non è un titolare, e poi rinnovavi solo un anno. Non due, un anno. Rinnovavi. Il vero ruolo di quadrato, Raffaele. Allora, lui nasce come terzino, però ormai è diventato un esterno d'attacco. Solo che la Juve la faccia la tutta, ha rinnovato due anni e vorrebbe tenerlo ancora come terzino destro. Invece di prendere un terzino destro vero, che potrebbe essere questo Dumfries, magari, io non so perché la Juve non è su questo giocatore, come Dumfries. Oppure non lo so, adesso non me ne vengono in mente adesso altri terzi di destra. Hanno voluto tenere quadrato per fargli fare il terzino, che ormai non lo sa più fare. È quadrato come terzino, è il giocatore più ignorante della Serie A. 17 assist, non me ne frega un cazzo dei 17 assist. No, quadrato un ragazzi, quadrato anche una certa età. Appunto. Fa il suo, perché fa il suo, non fa altro, però. Sì, ma per come lo vuole utilizzare la Juve, fa più danni che roba buona, eh? Se ogni tanto c'è qualche amnesia difensiva. Qualche, parecchie. C'era un altro terzino destro che mi piaceva, che si potrebbe prendere, aspetta, come si chiamava? Oltre a Dumfries, mannaggia. Adesso non mi viene in mente. E secondo me Ribéry alla fine rinnova qua a Fiorentina. No, non penso. Italiano ha già detto che è fuori. Ecco,
Ecco, bravo Matteo Fortunato. Questo è un altro che prendere. Van Bissaka. A me mi piace tanto. Questo sarebbe un bel terzino destro da prendere. Van Bissaka. O lui o Dumfries sarebbero da prendere. Dio, Walker comincia ad andare un po' in là con gli anni in lei, però oddio, ho qualche dubbio su Walker, eh. Un attimo, se terrà a sinistra, tanto fa rientrare Pellegrini, almeno fermo giù che. Oppure volevi fare il 4-2-3-1, volessi fare, sai che era perfetto sulla corsia di sinistra? Gaia e Gosens avanzato. Gosens. Oppure Gosens terzino destro in difesa, oppure Bogan, come dice Michele Zappo. Bogan è una punta. Beh, può fare anche l'esterno in 4-2-3-1. Sì, ma ti puoi fare la fase difensiva. Lo so, ma ormai, vabbè. E poi costa parecchio. Ma non lo so, quest'anno il valore secondo me è un po' sceso. Aspetta, mo te lo dico. Dovrebbe costare. Aspetta un attimo, perché qua c'è la coppia dei fessi, qua che dice, la coppia dei fessi. Bambi Sacca, terzino scarso, sopravvalutato. Danilo c'è dove più fuori. Vabbè, Poker Face bannato. Basta, ha rotto il cazzo. Anche se Antonio bannato. Ah, è 20 milioni l'attuale, cioè insomma 30 milioni per Boga. Jeremy Boga di Sassuolo. 30 milioni valutato? È più o meno sì. Sport Transfer Market è da 20. Piombo su 0-0. Mamma mia. Transfer Market lo dà 20. Giulio Cigosa si può fare anche il terzino nella difesa 4, però nella Germania l'ha fatto. Non adesso, non guardare adesso, però per esempio il National League l'ha fatto. Dumfries quanto costa? Guarda, secondo me con meno di 20 milioni lo prende. Dumfries, aspetta. Sì. Gioca nel PSV e poi è un assistito di Raiola. Come cazzo si scrive? Dumfries. Sì. O se no cerchi PSV e gioca lì. Infatti prendevo il PSV. Allora, PSV in dove? Müller, Max, Dumfries, il capitano, costa 16 milioni. Appunto, terzino destro. Appunto, può fare anche l'esterno in attacco, se non sbaglio. A 25 anni. L'età è perfetta. Aspetta molto di quando può giocare. Non costa un cazzo, quindi anche per 15 milioni può arrivare. Può fare il centrocampista anche di destra. Appunto. Se, però dai via Quadrado, prendi Dumfries, ragazzi, prendi un giocatore di 8 anni più giovane, secondo me anche superiore. Ma perché dai via Quadrado? Lo tieni Quadrado. Già c'è Danilo. Tieni Danilo. Secondo me però c'è più mercato Danilo del Quadrado, potrebbe essere adesso. Ma Quadrado era richiesto anche in Cina. E tanto dipende da tutto quello che decide Allegri. Tanto è lui quello che... Allegri è un debole per i bidoni.
Ragazzi, l'ufficialità di Sancho io ancora non c'è. Tutti dicono Sancho ancora non è ufficiale niente. Se no l'avrei letta. Allora, vediamo un po'. Messi da oggi è svincolato, però per il Ciringuito il giocatore è pronto a un rinnovo da 300 milioni col Barcellona. Le ultime sull'Italia. Chiesa può rubare il posto a Berardi, conferma in mezzo, dubbio Chiellini. Vedi, già danno il dubbio. Chiellini ancora non confermi in mezzo, cioè, ancora con la pippa di Barella deve giocare ancora quel lamentoso di Barella. Benitez è il nuovo allenatore dell'Everton, sì. Nonostante le minacce che ha ricevuto, il nuovo allenatore dell'Everton. Però adesso come avete cacato il cazzo. Dumfries un bidonato sopravvalutato per due gol, ma chi lo dice? Che dobbiamo prendere sopra che ha fatto due gol. Ma tu guarda, tu adesso mi hai veramente rotto i coglioni. Tu comunque ho cominciato a ragionare col cervello invece con quel culo merdoso che ti ritrovi, perché cioè, tu ragioni col culo, tu. Oppure stai zitto. Hai capito, caro Gianni? Io mi sono rotto i coglioni, la gente che dice dobbiamo prendere il giocatore perché ha segnato un gol. Ma chi lo dice? Ma che cazzo lo dice? Imbecille ignorante, chi lo dice? Guarda questo altro qua. Tu saresti quasi da denuncia penale per avermi fregato l'immagine. Tu saresti da denuncia penale. Copyright. Anche. No, scusate, perché non ho avuto bisogno. Okay. No, allora per stavolta si è scusato, però prendere le foto degli altri potrebbe essere anche denuncia. Mi ha chiesto Cristiano Ronaldo, metti banna Cristiano Ronaldo. Dai, va a fare in coda Cristiano Ronaldo. Dai, ciao. Ciao Marco Marmo, da un po' che non ti vedevo. Tutto bene? Di la verità, se è andata la piccola fase, si era accorta. Vero. Quante volte ti devo dare ragione? Sì. Esatto. Comunque Massimo, sai quanto l'ha pagato il Dortmund Sancho? Un cazzo. 7 milioni e 8 dal Manchester City under 18.
Cioè, pensate che roba. Adesso non rivendono 100 milioni. Dicono 85. Sì, vabbè, valore del mercato comunque 100 milioni. Sì, però... Il picco più alto è stato 130 milioni l'11 marzo del 2020. Al 28 maggio 2021, quindi... Adesso vediamo, anche noi abbiamo preso un giocatore giovane dal Manchester City che si chiama Félix Correa. Adesso vediamo... Ah, Correa, sì. Adesso vediamo se diventa, diciamo, il nostro Sancho, oppure come al solito alla prima occasione dobbiamo fare plusvalentus. Ma quello mettetelo pure dentro. non lo facciamo mai giocare una volta, perché la Juve non ha le palle di mettere in campo questi giocatori qua. Sì, ma basta un po' di incidente, Marco Mar, ma non lo sapevo. Ah, vai tranquillo, Marco Mar. Mi fa piacere comunque che ti stai riprendendo. Ecco, l'importante è che sei ripreso. Appunto, l'importante è quello. Ragazzi, io tra un paio di minuti chiudo. Dai, chiudiamo con una bella donazione. Dai. Vai, chi fa i 5.000 euro, dai. Ah, no. Magari. ma perché la Juve ha questo vizio? Perché abbiamo una dirigenza di merda, Raffaele, Pio. No, aspetta, no. Il discorso è un po' diverso, però. E loro guardano i bilanci, guardano... È molto più ampio, però se dobbiamo riassumere... È una cosa di merda, però devono farla, purtroppo. Per far quadrare i conti. Fagioli, secondo me sarà la quarta o quinta scelta del centrocampo della Juve. Sì, allora, si diceva che Arsenal solo doveva andare a Dragusin, solo che Allegri avrebbe detto no, Dragusin glielo voglio tenere. Allora, io spero che Allegri non si rimangi quello che ha detto, cioè mi tengo Dragusin perché la voglio tenere come, diciamo, per a rotazione a farli giocare, però io spero che non sia l'ennesima presa per il culo. Cioè, se tu non hai voluto trattenere Dragusin, non dico che adesso devi mettere il titolare, però qualche partita fagliela fare, ovvio, devi valorizzare, no? Vanno valorizzati, ragazzi, giù. Se non li fai mai giocare questi, purtroppo, ma è il problema massimo è questo. Purtroppo la Juve non si può permettere di fare giocare in forte. Per esempio, con avversari abbordabili, però, quello sì. Per esempio, se giochi contro il Bologna, contro queste qua, che cazzo, perché un fagioli può giocare, dai. Sì. No, ma poi vedrai che con Allegri è diversa. Lui è stato fuori 2 anni, però ha studiato. Quindi so, ma io lo spero per lui. Però già sento dire che per lui Locatelli è un top player. Ma che sia un top player. Non mi fa rassicurare. A me Werner non piace, a Massimo sì, a me no. Secondo me è un bidone. Per me Werner, ragazzi, per me è un gran giocatore, però utilizzato male. Ma ho visto anche la partita contro la Francia. Che cavolo, la Germania contro chi ha giocato? Con la Francia? No. Sì, ha giocato. Con l'Inghilterra. Quanti gol ha mangiato? Lui e Müller. C'ha quel vizio di mangiarsi dei gol, però secondo... Ragazzi, per me gioca in un ruolo che non è nessuno. Gioca troppo esterno. Allora, Werner è un po' come Cristiano, deve fare il finalizzatore. Deve fare come Lipsia. Deve giocare più punta, ma si gioca al cesso in quel modo, però... Beh, no, neanche tanto. Oggi sembra più... Anche contro il Real Madrid giocava più punta a Pulisic. Giocava. O Werner esterno destro. O c'è il compito di spaziare su tutto il fronte d'attacco, che potrebbe starci.
con un punto di riferimento, un centrale e Luchini gira intorno. Ma io, guarda, io sono convinto, per me, allora, io Werner è il primo nome che ho fatto per la Juve. A me non mi piace, basta. Però per me devi giocare come finalizzatore. Io secondo me, allora, io non per tirarmi addosso niente, però Morata con Allegri ha sempre fatto bene. Aspettiamo stanno, vediamo come va Morata. Morata, ragazzi, quest'anno ha fatto un grande girone d'andata, su questo nessuno lo mette in dubbio. Ha fatto 20 gol, Totali. Totali, fra campionate e coppe. Però Morata non sta azzeccando una partita da gennaio, anzi da Natale, non sta imbroccando una partita. Ma è da Natale che c'ha problemi Morata. Ma ha fatto due gol all'Europeo, sì, ma quante ne ha sbagliati anche l'Europeo? Morata adesso non è sereno, è da gennaio che non è sereno, è successo qualcosa. Gli è successo qualcosa e continua a succedergli, perché vedete che è minacciato de continuo, lui, la famiglia, oddio, telefono, la moglie, arrivando. Ma io non, ragazzi, io non ho detto che Morata è una pippa, ragazzi, però a volte te lo fa dire, cazzo, sei una pippa, perché sbagli dei gol incredibili. Real via Sergio Ramos e Varane. Allora, ragazzi, sono le 12.35, io devo chiudere perché devo andare anche a pranzo. Intanto ringrazio Luca Totti, ringrazio Spaccacalcio, ringrazio Omar per avermi fatto compagnia stamattina, ringrazio anche tutti i ragazzi in chat che mi avete fatto, tutti i 69 che mi avete fatto compagnia. Sono arrivato a punto di 130. Mancherebbe. Allora, lasciate un bel like alla live. Per chi volesse fare comunque una donazione, sotto c'è il mio PayPal, però purtroppo non vi posso ringraziare in live, è per quello che volevo chiudere con l'annuncio, che almeno vi ringrazio in live, comunque vi ringrazio comunque. Allora, vi lascio, alle 3 credo che ci sia Atric Boys con Torre Bianconera oggi, poi alle 6 Spacca Calcio Pirata. No, alle 6 secondo me c'è il collegamento Gianni Bianco. Sì, perché Spacca ha detto che alle 6 adesso per un periodo non le faceva più, voleva cambiare l'orario, non mi ricordo però. No, può darsi che Spacca va in prima serata stasera, perché oggi Gianni si dovrebbe collegare con alle 6 per ricordare, diciamo, un nostro amico che purtroppo non c'è più. Che poi informeremo poi come andrà avanti la programmazione quotidiano. Saluto, domattina non ci sarò perché sarò impegnato con le prove libere di Formula 1 sulla pagina Facebook degli altri, con la pagina Facebook che collaboro. Noi con la colazione di Pandorino ci ritroviamo lunedì e comunque ci troviamo anche nelle prossime live, magari, che ne so, metti caso che farò qualche live la sera, adesso vediamo. Comunque ci ritroveremo lunedì mattina con la colazione del Pandorino. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo tutti, ci vediamo. Forza Italia, anzi Forza Azzurri, Forza Azzurri, Forza Juve e sempre Inter merda. Inter merda. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.